Sì, noi come associazione Social Photo Streets 6212, questa è la quarta edizione che svolgeremo al Polo Museale, una rassegna dedicata alla fotografia, ma non solo alla fotografia. Nella rassegna che dura una settimana è intrisa anche di musica, teatro, testi, libri, cultura in generale. Per noi la nostra associazione non significa chiudersi soltanto quindi nell'aspetto fotografico, ma allargarsi a tutte le culture e a tutte le arti. Sono sei mostre importantissime, di cui faccio un nome per tutti, Giorgio Lotti, un fotografo famosissimo che ha segnato la storia della fotografia italiana e porterà circa 30 pannelli fotografici 70%. C'è un workshop che sarà il 13 maggio. Verrà fatto da Maz Masharu, è un fotografo indiano che risiede in Inghilterra, a Londra, e verrà a tenere questo workshop a sia amatori che professionisti. Il lunedì 11 c'è Ignazio Maria Coccia, un fotoreporter dalla Contrasto che gira il mondo, lavora per tantissime testate nazionali ed internazionali. Poi abbiamo il 15 con la presentazione di un libro di Adina Pugliese, e con la presentazione di Serena Sansevero, e abbiamo il 16 uno shooting fotografico organizzato dalla nostra associazione, ma nello shooting sarà presente la musica con Nicola Di Camillo e Marco Salvatore, quindi sarà musica dal vivo con all'interno uno shooting fotografico. E per chiudere la settimana, il 17, che è domenica alle 18:30, sarà presente il FIOF, che ringrazio il presidente nella sua persona per averci dato il patrocinio di questo evento a Lanciano. Il FIOF è una fondazione nazionale che si occupa di fotografia e divulgazione dell'immagine, anche visiva. E quindi loro presenzieranno nel presidente che è Rino Di Benedetto, Ruggero Di Benedetto, Maria Lanotte che sia anche come espositrice e membro del direttivo, Francesco Mosca e Luigi Grieco. Chiuderemo parlando della fotografia di ieri, di oggi e di domani, che sia la possibilità di avere qua a Lanciano un fotografo professionista di uno spessore elevatissimo, un fotografo pluripremiato, perché è un ritrattista e quindi noi cerchiamo di dare la possibilità ai tanti appassionati amatoriali e professionisti di venire da noi durante la settimana, quindi il 13, al Polo Museale e vivere questo workshop per poter capire come si realizza un ritratto e quindi sfruttando l'esperienza, la professionalità di questo fotografo che è Maz Masharu. E portare la sua esperienza la riporta a noi, facendoci capire che cosa significa fare un ritratto, come ci si rapporta, come bisogna fare per poter fotografare una persona e trarne l'anima di quella persona. Ecco, questa.